Con le mani, un applauso, facciamoci un bel applauso anche perché siamo tantissimi questa sera, da qui c'è una vista spettacolare. Buonasera e benvenuti alla sesta edizione della saga, dai, presentala tu. Benvenuti alla seconda serata della sesta edizione della sagra del pane caldo. E già partono i fischi, per noi siamo fan, sono per me, perché non mi ricordavo quasi il nome della sagra, tanta è l'emozione di vedere così tante persone che sono qui questa sera per questo spettacolo che ci sarà. Ma prima dello spettacolo, sì, avvertiamo i ragazzi che hanno partecipato ai tornei e ai vari giochi di avvicinarsi, che fra poco faremo le premiazioni. E quindi mentre i ragazzi si avvicinano, io vi do nuovamente il benvenuto alla sagra del pane caldo organizzata dal comitato del quartiere Pallica con il patrocinio del comune di Melito Porto Salvo, e ringraziamo in questa occasione i commissari prefettizi, a cui facciamo un applauso, alle nostre istituzioni che ci sono sempre vicine. Dobbiamo ringraziare non solo ovviamente i commissari, ma grazie soprattutto al comitato e a tutti i volontari che hanno organizzato questa manifestazione. E io sono un tipo che ama molto gli applausi, quindi ne facciamo un altro a tutte le donne che hanno lavorato il pane, tutti i volontari che hanno lavorato alla realizzazione di questa serata. Un saluto anche, e lo faccio, alle nostre telecamere di Telecapo Sud Channel e Melito TV, siamo in diretta. Saluto anche mia mamma che mi sta seguendo dal sito internet, e se avete parenti in America, in Canada, dovunque siano, ci possono seguire perché siamo in diretta streaming su www.melitotv.it e www.tcschannel.it. quindi se volete, nel frattempo che vi presentiamo, fate un colpo di telefono a casa a qualche parente lontano e digli: guarda, siamo in diretta in televisione. Va bene, io ti lascio la parola, Domi, dai, ho parlato abbastanza. Un vasto programma, divertentissimo. Ieri sera c'è stato il concerto di Adele La Pace e a seguire si sono esibiti il gruppo Inemea. Questa sera altro programma, si esibiranno i Mattanza, un gruppo musicale che ci farà davvero divertire. E domani sera il programma continuerà con i suonatori locali, con organetto, tamburello e ciaramedda, e successivamente l'esibizione dei ballerini della scuola Lively Dance 2001, diretta da maestri Mariella Tripodi, Franco e Giovanna Fedele. Tutto questo naturalmente accompagnato dalla degustazione del buonissimo pane caldo fatto dalle donne del quartiere Pallica, a cui farei un grandissimo applauso. Anche perché era veramente buono, se non mi cade il microfono non riesco a dire, era veramente buono. E io sono un tipo che di forchetto me ne intendo, quindi scusatemi, veramente ve lo posso assicurare. E una manifestazione questa della saga del pane caldo che è improntata a tutti, sia al mondo dei più grandi che soprattutto al mondo giovanile, volto a coinvolgerli, come è stato per esempio con i tornei di calcetto, tornei e comunque tutta la manifestazione che è stata possibile. Domi, non te ne andare, se n'è andata. È stata possibile grazie anche agli sponsor, che adesso ringraziamo, ma che io non so a memoria, e quindi aprimi la pagina degli sponsor. Nel frattempo io vi ricordo che ci sono le frittole da degustare questa sera, mi ero dimenticato, ma le ho mangiate, quindi sono buonissime anche quelle. E cominciamo ringraziando innanzitutto gli sponsor ufficiali: Simpli Supermercati in via Filippo Turati e via Tenente Minicucci a Melito Porto Salvo e nella statale 106 Bova Marina. Poi i Molini Minniti in via San Leonardo, sempre qui a Melito. L'azienda vinicola di Malaspina Consolato, Contrada Pallica, numero 67, sempre a Melito. E noi li ringraziamo con un altro applausone, perché grazie agli sponsor siamo riusciti ad organizzare tutto questo. Poi ringraziamo anche gli altri sponsor, comincia tu. Bar Caffè Il Re degli Amici di Lugaran Marco, via Antonio Gramsci 40. Poi AM Computers, assistenza e vendita personal computer software ed accessori di via Andrea Costa, sempre qui a Melito.
Green Apple, pizzeria, rosticceria, bar di Megali Pietro e la Tella Sebastiano. Via Giordano Bruno, sempre a Merito Portosalvo. Un grazie va anche al 3 Store di Corso Garibaldi sul numero 36. Il Gran Caffè Win Bar, bar, pasticceria e gelateria di Romeo Francesco, via Madonnuzza. Ringraziamo l'Acrobatic Beach di Andrea Ripepi, pizzeria, rosticceria, ristorante, bar, gelateria, cornetteria sul lungomare dei Mille. Nuovo Fiore, pasticceria e caffetteria, via Tenente Minicucci, sempre a Melito Portosalvo. E poi Emerilis Creations di Giovanni Chilà, bomboniere, idee, regalo, liste, nozze in via Sbarre 79. E dopo gli sponsor adesso cominciamo la premiazione. Sì, gli quindi, altri sponsor li citiamo dopo. Li citiamo dopo perché gli sponsor veramente sono tanti. E i commercianti in queste occasioni sono sempre veramente vicinissimi a queste manifestazioni e noi li ringraziamo come sempre perché il loro supporto è veramente importante affinché si possano realizzare manifestazioni di questo tenore. E se i ragazzi, sì, i ragazzi sono pronti, iniziamo con la premiazione del torneo di calcio riservato agli under 13. E cominciamo dalla quarta squadra classificata e ogni squadra è giusto che riceva un grosso applauso perché i nostri ragazzi hanno bisogno di questi applausi. La squadra è dei Piccoli Fenomeni. La squadra è composta da Leonardo Autellitano, Rocco Scopelliti, Gabriele Iachino e Nunzio Latella, che inviterei a salire sul palco. Successivamente invitiamo a salire sul palco Nunzio Anastasi e Peppe Autellitano, che sono gli organizzatori dei tornei che devono dare le medaglie ai Piccoli Fenomeni e alle altre squadre che devono essere premiate. Allora, dove sono questi Piccoli Fenomeni però? Non li vediamo. Non, hanno bisogno di un applauso per entrare, no? Eccoli! Eccoli qua, Piccoli Fenomeni. E che fenomeni mi hanno detto, che sono stati veramente bravi. Chiamiamo nuovamente Peppe Autellitano e Nunzio Anastasi per premiare le squadre. Piccoli Fenomeni, venite qui così ci dite il vostro nome. Allora. Allora, qui abbiamo Leonardo. Qui abbiamo Leonardo e, come ti chiami? E Rocco. Ma siete solo due? Ah, solo due sono le squadre, io non lo sapevo. Ah, mancano, quindi loro fanno i rappresentanti. Perché io avevo letto qualche nome in più, ho detto magari l'hanno messo in più così. E tu come ti chiami? Gabriele. Gabriele, Gabriele. E quindi... Non li vogliono premiare. Buonasera, non li vogliamo premiare, li premiamo, dai. Manca uno, chi è che manca? Manca uno, Nunzio Latella. Manca Nunzio Latella, dove sei Nunzio? Non c'è Nunzio. E allora chiamiamo Nunzio Anastasi e Peppe Autellitano, giusto? E Peppe Autellitano è lui. Perfetto, Nunzio Anastasi arriverà. Quindi Peppe la deve arrivare con le medaglie. Allora nel frattempo andiamo avanti e chiamiamo a questo punto gli altri ragazzi. La terza squadra classificata sono le Giovani Promesse. E gli facciamo un applauso. Bravissimi. Giovani Promesse, composta da Alessandro Minniti, Riccardo Sgro, Antonio Modafferi e Fortunato Marrari. E mentre salgono, sempre il solito applauso. Tanto, almeno un modo anche per pulirci le mani perché ha già mangiato, se le scrolla dalle molliche del pane, no? Direi nel frattempo magari finché arrivano diamo una lettura agli altri sponsor, andiamo avanti, che sì, dici? Ok, andiamo avanti con gli anche sponsor. Perché gli sponsor sono veramente tanti, sì. E apriamo la seconda pagina e continuiamo da dove ci eravamo lasciati. Cominciamo a ringraziare nuovamente Mobili Pizzi sulla statale 106 qui a Melito. Automoto Crea Carmelo, vendita nuovo e usato, soccorso stradale, noleggio auto per cerimonie, via Pallica numero 38. Il Blue Dream, stabilimento balneare via Lungomare dei Mille qui a Melito. Sala ricevimenti e ritrovo Mariù, sempre a Melito Portosalvo. Poi il dove siamo arrivati? Il Fai da te, tocca a me. Il Fai da te di Gualtieri Fabio, mensole, mobili, librerie, scaffali, tutto su misura, in via Einaudi numero 29. Agricol Verde di Perla Roberto, vendita macchine agricole, ricambi, accessori e assistenza tecnica. Via Nazionale, sempre a Melito Portosalvo. Un altro sponsor gastronomico, Pizzarò dei Fratelli Nucera, pizzeria da sport, consegna a domicilio in via Orlando numero 16. Blue di Bastianini Luis, vendita prodotti agricoli per giardinaggio, Viale della Libertà. Poi la Zagara Camping, stabilimento balneare dei Fratelli Palumbo in via Lungomare dei Mille. Pharmalife di Vanessa Edà, commercializzazione medicinali,
via Don Luigi Sturzo 18, Melito Portosalvo. E poi ringraziamo e ci fermiamo, ma ci sono tantissimi altri sponsor: Euroglass Service di Antonino Morabito e Autocarrozzeria di Calò Stefano in via Armà qui a Melito. Io vedo che sono arrivate intanto le medaglie e penso che possiamo procedere con la premiazione. Mi hanno lasciato da solo nuovamente, io non so più che cosa devo dire, quindi che cosa diciamo? Com'è stato? Io dovrei abbassare questo microfono poco. Se io ti chiedo, a te che sei il primo della lista qua davanti, com'è stato giocare in questo torneo? Bello. Solo bello o bello di più? Bello di più. Bello di più. Sì. Solo perché abbiamo perso, però è stato bello, divertente. L'importante è partecipare, guardate che ci stanno insegnando delle cose importanti, bellissimo, l'importante è partecipare. E chiamiamo tutti i ragazzi e li facciamo premiare, li premiamo tutti insieme. E allora chiamiamo la seconda squadra, sì. E ci conviene staccarlo da quest'asta al microfono. Chiamiamo la seconda squadra classificata, che sono i giovani talenti, e sono composti da Rosario Marrari, Lorenzo Angelone, Giuseppe Modafferi, Antonio Anastasi e Vincenzo Latella. Poi la prima squadra classificata, che sono i fenomeni, composti da Francesco Iachino, Marco Scaramozzino, Matteo Vadalà, Carmelo Crea e Gabriele Scaramozzino. Quindi mentre vengono premiati, noi ci ricordiamo quello che dobbiamo fare? Non ce lo ricordiamo. Facciamo un bel applauso ai nostri campioni. Bravissimi. Un applauso ai piccoli fenomeni, alle giovani promesse, i giovani talenti ed i fenomeni che sono le squadre Under 13 che hanno giocato al mini torneo di calcio della sesta edizione della Sagra del Pane Caldo. Continuiamo con la premiazione e mentre li premiamo continuiamo con i nostri applausi. Io ho voglia di farvi morire con queste mani ad applaudire in continuazione, ma i nostri ragazzi se lo meritano e se lo meritano tutto quanto. Ricordiamo che stanno premiando Nunzio, Anastasi e Peppe Autelitano, e questa volta non ho fatto partire l'applauso io, e sono veramente bravissimi, non fosse altro per l'impegno che ci hanno messo per questa manifestazione. Proseguiamo con la premiazione? Andiamo avanti con un altro applauso per questi altri due campioni che vengono premiati con la medaglia della sesta Sagra del Pane Caldo. Io ho sempre paura di sbagliare il nome, siccome mi sposto da una sagra all'altra, sempre per motivi di forchetta, allora ogni tanto do una sbirciatina a vedere se il nome è corretto. Allora aspetta, ti lasciamo la parola a te, perché ci viene detto che qui tra questi ragazzi chi c'è? C'è il capocannoniere del torneo dei piccoli, eccolo qua. Ha realizzato 7 gol. Alla faccia, complimenti. È un campione veramente, gli facciamo un applauso. E come sono campioni tutti quanti, no? Che sono stati veramente tutti bravi. Il signor Salvatore Lena, dobbiamo chiamarlo per premiare il capocannoniere, che è al chiosco. Signor Salvatore Lena, si avvicini al palco, grazie. E nel frattempo partono gli applausi, c'è cioè qualcuno, secondo me qualche parente, mi dica di sì o mi dica di no, mi dicono di sì, forse ho capito male, non lo so. E quindi proseguiamo con la premiazione, però questa volta ti lascio la parola a te, se non ci imbrogliamo con i microfoni. Adesso saranno premiate le squadre che hanno partecipato i ragazzi over 13, quindi iniziamo con la quarta squadra classificata, che è il Real Pallica, composta da Pasquale Megali, a cui facciamo un applauso, Salvatore Marrari, Giuseppe Mandica, Lorenzo Latella e Tito Toscano. A premiare sempre Nunzio Anastasi e Peppe Autolitano. Invitiamo quindi il Real Pallica a salire sul palco per essere premiato. E chiamiamo anche le altre squadre per avvicinarsi, perché fra poco toccherà anche a loro naturalmente.
e col Real Pallica facciamo un grande applauso per la squadra quarta classificata. Ricordiamo i nomi, e la squadra è composta da Pasquale Megali, Salvatore Marrari, Giuseppe Mandica, Lorenzo Latella e Tito Toscano. Un altro applauso. Però siamo, non, allora se non, sono poveri questi applausi, ora se non fate un applauso di quelli scroscianti che si devono sentire, ci devono sentire fino a bova, non possiamo andare avanti, un applausone, no, non ho sentito ancora, è ancora scarso questo applauso, ah, vabbè, vedete che ci sappiamo fare, però c'è la clac qua davanti che ci sostiene, ma noi andiamo avanti con la... Andiamo avanti con la terza classificata, Daglie de Tacco, composta da... Da Giuseppe Minniti, Angelo Calò, Antonio Tomasello, Tito Toscano. Io prima stavo scherzando e ho detto dagli de tacco, dagli de punta, arriverà la seconda classificata. Sì, sì. Un applauso per il dagli de tacco. E adesso prima di continuare con la premiazione del torneo Over 13 dobbiamo premiare il capocannoniere del torneo e facciamo un applauso al vincitore che è Marco Scaramozzino. Bravissimo, guardate, c'è la clac, lo premia Lena Salvatore ed ecco la premiazione. Vabbè, un applauso grandissimo al nostro, il nostro capocannoniere, grazie mille. E quindi adesso andiamo avanti con la seconda classificata e ce l'annunci tu. Sì, il Red Devils. A premiare sarà il vicepresidente del comitato Pallica, Paolo Crea. E quindi un applauso sia al vicepresidente che ai ragazzi Francesco Tomasello, Enrico Mazzacuva, Giuseppe Iamonte, Pasquale Scaramozzino, Andrea Penobrichetto, penso di averlo detto bene, e Consolato Ielo. Bravissimi i nostri ragazzi, voi che ci sostenete siete voi migliori di tutti, assolutamente, ci vuole la clac, ce l'hanno tutti i grandi musicisti, hanno sempre il seguito, no? E noi che siamo dei bravi, forse, presentatori ce l'abbiamo pure, però lo so che non è per noi, è per i ragazzi che sono sicuramente veramente dei grandi, grandi campioni. E adesso la prima classificata, dobbiamo... consegnare la coppa della seconda e ce la, chi la consegna? Eccolo qua, il vicepresidente Paolo Crea che consegna alla seconda classificata Red Devils la coppa del torneo dei ragazzi over 13 del sesto torneo per l'appunto della saga del pane caldo. Adesso possiamo andare avanti, giusto? Ne ringraziamo i ragazzi che intanto scendono e facciamo accomodare la prima squadra classificata che sicuramente dopo il nome verrà seguita da un applauso di quelli stratosferici che è... All Star! A premiare sarà il presidente del comitato quartiere Pallica, Salvatore Amodeo. Un grande applauso sia per la squadra che per il vostro presidente. Grande applauso! Però questi grandi applausi, questi grandi, grandi applausi, grandissimi! I componenti che vengono premiati sono i vincitori del torneo, sono Giovanni Spinella, Domenico Badalà, Fortunato Orlando, Daniele Latella e Francesco Crea. A premiare, come ricordiamo, il presidente del comitato Pallica, Salvatore Amodeo. Ed ecco il presidente che si accinge a fare la premiazione. Un applauso ancora! Bravissimi! Questa era la premiazione del torneo, noi ringraziamo tutti quanti e ovviamente ringraziamo per l'appunto gli organizzatori che sono saliti qua sul palco, grazie. E andiamo avanti adesso un attimo con gli sponsor che sono ancora tanti, comincio io. E il prossimo sponsor che ringraziamo è Edil Toscana di Candeloro Toscana, impresa costruzioni manufatti in cemento in via Stadio. Cospi, impresa costruzioni di Spinella Francesco, viale Famigliarina. Poi Car di Capizzi, lavaggio gomme, stazione di servizio sulla strada statale 106 al chilometro 30 500.
Fotostudi Colmaci, Corso Garibaldi numero 12. Il Crystal Coffee and Lounge Bar sul Corso Garibaldi al numero 3. Impresa Costruzioni Vinci Giovanni, via Pallica. La gioielleria Gaetano Pipari in via Filippo Turati 79. E la gioielleria Walter Pipari in via Tenente Minicucci. Poi dettagli di Demetrio Elena, profumeria, pelletteria, accessori in via Nazionale. Acconciature per uomo Nino Marino, via Filippo Turati a Melito Portosalvo. E sempre a Melito Alice Supermercati dei Fratelli Sapone in via Filippo Turati 38 in via Nazionale numero 8. La Torre, onoranze funebri e servizio ambulanza, Melito Portosalvo. Ancora con gli sponsor gastronomici, lo Stil Dolce di Mimmo Stile in via Nazionale al numero 104. Impresa Edile Schinizzi Francesco in via Sicilia numero 16. Il tè che vuoi, capitano sempre a me quelli da mangiare, oh, è per fatto apposta. Il tè che vuoi, pizzeria, rosticceria, gastronomia in via Enrico Fermi. Crystal Flower di Panzera Pasquale, piante, fiori, regali e bomboniere in via Antonio Orlando numero 20. E poi ringraziamo anche il Fair Color and Service di Calabro Giuseppina con l'orificio ferramenta, servizi di noleggio, punteggi, autogru, cestelli. Via Tenente Minicucci al numero 109. E Gianni Foti, abbigliamento in via Sbarra a Melito Portosalvo sempre. Guarda un po' che cosa mi tocca. Snack Bar di Zampaglione Antonino via Andrea Costa a Melito. Un altro sponsor gastronomico, stavolta tocca a me, La Mimosa di Pino Rodà, via Nazionale, Melito Portosalvo. Beh, non leggi tu, ci mangio io. Un applauso ai nostri sponsor che sostengono questa manifestazione. E adesso dobbiamo, se non mi sbaglio, chiamare sul palco qualcuno che è il presidente Salvatore Amodeo. E il signor Vinci. E il direttore di Melito TV e Telecapo Sud Channel, Domenico Vinci, che ci raggiungono sul palco per i saluti prima del concerto tra poco dei Mattanza, che ci hanno detto dietro le quinte loro si stanno scaldando e vogliono ovviamente vedere qui una piazza che balla più che persone sedute. Quindi adesso vi rilassate, io vi ho fatto scaldare le mani nel frattempo e tra poco si balla. Io vedo già quei premiati, ma voi ballerete? Ballete come no? Sì, come? Dovete, certo che dovete ballare. Ballate voi? Sì, dai, un pochino. Allora iniziamo a ballare e poi vediamo, secondo me ballerete tutto il tempo, anche perché c'è da smaltire tutte queste cose da mangiare. Buonasera dottor Vinci, vi lascio la parola, facciamo un applauso. Vedi, però parto, ci vuole un pochino. Due parole solo al presidente, qui ci sono, c'è il chi si deve esibire sta fremendo perché giustamente ha visto questa bellissima piazza. C'è Mimmo Martino che questa sera con il suo complesso ci farà certamente divertire. Presidente. Sì, grazie a tutti della vostra presenza, grazie e buonasera a tutti. Io inizio subito con, devo chiedere scusa al comitato Anna che ieri mi è sfuggito nei ringraziamenti, quindi se mi potete scusare ve lo dico adesso. Stasera grazie per la collaborazione che avete fornito, per i materiali che avete fornito a tutto il comitato di Anna. E quindi noi ringraziamo il perfetto, ci dicono che ci sarà il sorteggio per un cellulare e passeranno a vendere i biglietti durante il concerto. E siccome è praticamente arrivata l'ora, ci siamo, per i Mattanza, prima di salire qui sul palco ed esibirsi, vogliono sentire Pallica che cosa gli dice. E gli dice, gli dà il benvenuto come? Ah, vedete, io non l'ho detto, l'avete fatto voi, siete grandissimi e quindi continuiamo con questo grandissimo applauso e lasciamo il palco ai Mattanza. Thank you.
Le persone che ho incontrato, che mi hanno raccontato un sacco di storie, ed è quello che noi faremo qui questa sera. Vi racconteremo delle storie, e la prima è la storia di due innamorati, uno che va alla fontana, luogo deputato per il corteggiamento, e dice delle cose alla propria amata. Tra le altre cose, gli ruba il fazzoletto e gli dice che gli serve per piangere. Questo fazzoletto non glielo restituisce, perché sta partendo per la cittadi a studiare. La cittadi di cui parla il testo è Napoli, unica sede universitaria dell'epoca. E noi adesso vi raccontiamo anche la rabbia di questo ragazzo. Yeah.
città di sud tornato, mi guardi e mi sorridi malandrina, la saria tutto quanto dotturato, solo la mira ti ho sempre vicina, e la presella mia, la presella mia, la presella mia, facimo amore. Dei posti ancora qui dove si parla una strana lingua ed è il greco antico. Muserritincardia significa mi leghi al cuore. Non felici giorno a mia, mi ritrovo e vado a sottire.
cose lo signori fici giusti, sull'omone che sono belli imbusti. Sentite che scriveva un poeta calabrisi che pur oggi assenti e trasi in crisi. Fratello del più famoso Mino, venuto a mancare purtroppo lo scorso anno, aveva iniziato una collaborazione con noi e aveva scritto per noi questo brano che andremo adesso a farvi ascoltare. Kaliti Jung. Oh,
tenimmo noi orgogliosi, coi fieri calabrisi, meglio si canna e non chi andara lo pote mangia se pecora. Speranza è l'ultima che muori. Aimo questa cosa in talugori. Tanto che non ti piace, ma facciamo una rima. Quei giorni appresso è meglio che di prima. Coppola di sito
Tinta è la Beginosce, di sali e sudori, a mano parecchi da un pitturi. Partimo che è ancora notti e usuli c'è un ritorno. Chista la nostra vita, giorno per giorno. Marinari, e la chiudo mi dà le tutte le
E se Garibaldi avesse pensato a una scelta diversa di chi da che porta per qua, questa terra qua, fatto sta che non del restauro, acqua davanti e vento da rete. Come vengono avanti e proponenti, così partisani.
toccò la sorti, giangimo un poco lunga splendora. Ora la sindi capisce sparo, tu vuoi stermi la tua tunnara, ma su di cilindro si è mangiato, la pena si è sforzato con la portata, maestà, maestà, maestà. Quando è tempo di malura, quando è tempo di malura, con l'ave si la giaccia la spettora. Certo, nella vita un po' di fortuna non guasta, ma noi non possiamo accontentarci solo della fortuna, perché secondo noi ci vuole anche una buona dose di culo. Thank you.
fosse bene quello mai, nessuno ti vai, c'è anche se spinia, Rixe ma io me ora me la vai. Vi posso chiedere di avvicinarvi più che potete. Mi piace che ci sia qua sotto il palco. Sì, cominciamo dai bambini che sono quelli che hanno la faccia più genuina e che mi piace un sacco, che mi piace. In piedi, tutti quelli in piedi, se volete, venite qua davanti, perché il... adesso vi racconto una storia di quando ero piccolo. Quando ero piccolo giocavo con una cosa che si chiamavo trottola, però di fatto non era una trottola, era un fuso, una cosa con cui si giocava. Poi ho scoperto che non era un giocattolo, ma serviva ben altro. Così abbiamo trovato questo testo che lo ricorda in maniera quasi esplicita come gioco non proprio consono, il fuso. We'll be right back.
condannano l'ingiustizia perché temono di poterne essere vittime, non perché abborrono commetterla. Mi accordate? Con sventura tu nasci bei umori, magari muzzica ma sempre sei bravo. La ruota da fortuna è fatta a scala, c'è sempre con la scita e con la chiara. Vedi un tempo, il tempo è la moda, ma non è sempre chi fortuna aiuta. Non voglio dentro, mi dici a tutti, tu vengo mangiare come cui chiudi. Lo mangiare è un fine di tesana, non troppo fatica di consuma. Zappa mia, tua confusione mi va su, ma mia non venia, tu ne siente spia. Quanto a chi non fa cantare, tanto la gente non sta la città. Cosa c'è una creria a questi dio, tu vuole si rindano, vai alla tua. La bocca vuole un marcia, ma tutti male, male, e non pianeggia. Come la pena non porta da lì, ma una pena è torna a tutti. Per colorare in casa una veloce, a paravanti è un intervento. Ho tanta di letto senza danzola, durante la luna che tu dormi sulla. Per colorare in casa una veloce, a paravanti è un intervento. Bella tarantella, brava. No, ieri sera vince la tarantella. Ieri sera c'è stato in Emea, qui su questa piazza, hanno fatto una bellissima serata di tarantelle. Ci abbiamo scialati, mi correggono. E noi adesso facciamo un brano che è l'ultimo della prima parte, dopodiché ci sarà un'estrazione, pare che ci sia la vincita di un cellulare, però mi soffermo nel presentarvi questo brano che è ambientato nel 2108, quando una struttura in mezzo a questo mare pare sia stata già costruita. Ambiamoci. Il corso delle cose. Grande intensità.
si avrebbe ritorno. 100, 2100 il curvo sul ponte sullo stretto. Ora non c'è vento e non fa mai mouse la natura. Finito il countdown, scaduto il tutto è tempo. Anche per la mia età. Se c'è qui già l'estrazione pronta, noi sospendiamo, se no continuiamo. C'è nulla. Non è che ce ne andiamo, cioè, continuiamo. Ma non volete i cellulari? Vabbè, allora quando l'organizzazione... Vado avanti? Ancora andai di indiri? Ok. Allora andiamo avanti. E... c'era un tempo in cui anche le donne venivano messe non all'asta, però c'era quasi un'asta, c'era una figura chiamato Usanzali che combinava anche questo, anche i matrimoni oltre vari affari, e veniva chiamato un basciaturi. E questa è una scenetta dell'epoca. Thank you.
c'era una figlia, le figlie Biscotto e Maniglia, caiva Nupaci, e tu su geluso e manoso. Sta figlia e stupaci, di tutti i maneri, s'insurtano, grirono, insomma, sciarreri. Tondami la pramini violina, tondami la pramini violina, tondami la pramini violina. Mostrami la spina violina, mostrami la spina violina. Mostrami la spina violina, mostrami la spina violina, mostrami la spina violina, mostrami la spina violina. Spina mangia la crapa, ma c'è meno spina, mangia la crapa, ma c'è meno. Mostrami la crapa violina, mostrami la crapa violina. Violina. Mostrami la crapa violina, mostrami la crapa violina, mostrami la crapa violina, mostrami la crapa violina. Fina mangia un lupo, pace ma, fina mangia un lupo, pace ma. Mostrami un lupo violina, mostrami un lupo violina. Bagrisci figli. Aspetta, ma accorda e poi tu riguardi. Mi ricordano che accanto al mixer c'è una signorina carina, la nostra road manager,
che ha casualmente dei CD nostri e delle magliette, nel caso qualcuno ancora dopo tutto questo tempo non l'avesse. Usonnomi Ulizio Stampa, usonnomi Brumisi Cali mia e mica bavigliando nata via, e mica bavigliando nata via. O sono divinissimo incarcerato, perché non bene quando si è chiamato, perché non bene quando si è chiamato. Che ti dicevo sono che ancora non vieni, ancora cavalari si rutini, ancora cavalari si rutini. Veni sonno e non venire a peli, veni in colle come ti conveni, veni in colle come ti conveni. Sonno e fatto per peccini, venire anche se non piccolini, venire anche se non piccolini. Tu sono che ancora non mi scrivo canto da tanta luce a finne, scrivo canto da tanta luce a finne. Veni in sonno e non venire a pedali, veni in cavalla con cavalleri, veni in cavalla con cavalleri. Quando si fanno una pane e ci butti, quando si fanno una pane e ci butti. E pigliati affitti e poveretti, quando si fanno una pane e ci butti, quando si fanno una pane e ci butti. Ci siamo per l'estrazione? A fine concerto, capito? A rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Stanno, poi fatica sai male governo, lo pane in vino d'una e astimando, lo fatica lavo accogliendo, e si per casa un timba in attanno, lo mando fuori pianta dall'inferno. Giuni mito donorano, la tinghi da San Biasi e Piglio Pino, la cura vino cima
di luano, un lotto si macina l'umorino, pianti sta pauce chi uccide, pianti sta pauce chi uccide. Come come idioti tutti quanti, finiti di mille stauci un po' di cedio, che poi ama la casa e non mi vivo, che poi ama la casa e non mi vivo. Tuo paciurimento dolorano, ma dindi da sambiasi e piglio vino, caduro vino si mette in urano, con l'acqua si macina l'umulino. Si tuo paciurimento dolorano, ma dindi da sambiasi e piglio vino, caduro vino si mette in urano, con l'acqua si macina l'umulino. Si tuo paciurimento dolorano, ma dindi da sambiasi e piglio vino, uno di un sino e di un rano, un lato si macina un rino, si muore con un mito e con un rano. C'era, ma sono con la cacciculadera. E quando l'amico più non ci serviva, mo cavo sento quello città. Finuta, c'è la massa, i guacchi, su ma giù, in un rifondo, c'è un po' di spiega, neanche ma non fa giocare, ma che la busca di domani, e si parla a far giocare, ma che busca di domani. Così per me ha visto mondo e situato, ora la sfida tira di sto cane di spezzato, padrone di una vita, spazzolina e gran aiuto, un padrone di una voce, spazzolina e gran aiuto.
dovrei raccontarvi la storiella di quando le donne restano sole, ma voi già la sapete e quindi non ve la racconto. Fatto sta che le donne comunque restano sole, e quando le donne restano sole parlano, e quando le donne parlano che cosa si inventano sempre? Sentite cosa si sono inventate intorno al 1300. Cangiamo con l'uco noi, un canale gorilla, e cangiamo con la vasca, e cangiamo la donna, la donna la sua ci vuole bere, pittinissa ci vuole bere, pittinissa ci vuole bere, pittinissa ci vuole bere, pittinissa. Pochissimo, perché adesso c'è l'estrazione. Allora è arrivato il momento dell'estrazione. Intanto Giovanni, vieni da questa parte. C'è l'estrazione che avevamo, come prima avevamo annunciato, di un telefonino. Intanto tu come ti chiami? Aspetta. Giovanni Co. Crea. E di dove sei? Di Merito. Di Merito, di Pallica. Pallica. Pallico. Va bene. Allora, tu ora devi estrarre un biglietto. I biglietti sono in questa busta. Lo facciamo così. Devi estrarre un biglietto. Uno solo, metti la mano qua dentro, vai, uno, tiriamo questo biglietto, vediamo, forza, prendi uno. Allora, verde, colore verde, 21,
chi è il vincitore di questo telefonino. Biglietto numero 21, verde, 21 verde, il vincitore si accomodi a ritirare il premio. Possiamo consegnare. Giovanni, bravissimo. Giovanni, allora sei stato bravo, scelti il biglietto. Bene, lo ritira dopo? Va bene. Allora continua la serata. Credo che sta arrivando. Allora se sta arrivando aspettiamo, dai, così diamo anche tempo agli artisti di bere un bicchiere d'acqua. Se il vincitore non c'è, tiriamo un altro biglietto? Vediamo come corre. Ecco, per correttezza così facciamo vedere il biglietto. Perfetto, 21, 21, a posto, possiamo consegnare il telefonino. Complimenti. Bene, buon divertimento. Continuiamo la serata. Dove sono i miei amici che erano qua? E venite qua. Venite qua. Venite qua. Dove è tua moglie? Moglie! Come si chiama? Come si chiama? Manuela! Noi facciamo l'appello qua, eh? Che c'erano prima c'erano gli esseri, eh? No, perché per me venne una come coccio. Tu mia, che sogno vecchio, fu un grande viaggio. Però, sentita mia, non c'è sta meglio, come faremo tutti quanti a Riccio. Nascianura. Con la scianura e con la micetta, rigiunta per dire che ribetta, se pecora lo fai lo vuole mangiare, questo tardo che sto vento cangia. Non mangio, ma non mangio, io non mi destino, ma se non mangio, non mangio.
Fabio Moragas alla chitarra battente. Enzo Petea alla fisarmonica e alle tastiere bruciate. Giacomo Farina alle percussioni. Infatti Enzo è l'ex bassista di Mattanza. Roberto Aricò al basso. Mario Lo Cascio, chitarre e lira. Rosa Maria Scopelliti alla voce. E il vostro umile cantastorie Mimmo Martino, che ringrazia. Ringrazia anche For Event, che ci accompagna in tutte le sue nostre serate. La nostra Valentina, che è sempre lì accanto al mixer con i dischi. E noi vi salutiamo con una di quelle serenate che si facevano da sotto i balconi, quelle canzoni d'amore irresistibili. Civitanera mia, civitanera, o vieni chi ti vuoi, io non sei. Vecchio di nanno fa, zia senti a nera, vecchio di nanno fa, sulla cavai. Savanetta di mannaggia, ma cadde manne chiude di sentito. E io faccio la bonita, non c'è toga e non ci sono ricchizi. Ci si va da peraltro una roga, tanti ricchizi poi sui ricchizi. Mi è stato di tuo casinina, ma tu all'occhio mi dici no, colore, no. Te voglio vestiti, pazzo ranna, t'adoro come fossi una madonna. Madonna.
scendiamo? Vitti una grotta non serve un Cristo. Tutti e due. No, così cogliamo l'occasione per spiegarvi perché questo nome. Vittima Crozza, sì, ma la gente sa di chi parliamo, sa cos'è la Crozza, non tutti lo sanno, anche perché qualcuno ci ha inserito un suffisso, una cosa, un tirullallero, che ha appiattito letteralmente annullando il contenuto della canzone. Noi umilmente abbiamo cercato di epurarla da questo obbrobrio, da questa mattanza, e abbiamo cercato di ridargli la dignità di una delle canzoni più belle di tutte le tradizioni folcloriche del mondo. Vittima Crozza. Thank you.
Riprendiamoci le piazze, non le lasciamo al ballo vuoto. Riprendiamoci le piazze, ce le stanno rirubando. Tempo fa di questa piazza si brillava Cristo e ci diceva: Signore, me patroni, mi stavanza, mi manda con coni, la mia, tutta la miglia, nulla, sono morto, se mi dici di manco è la mia. Sia un milagno chiuso, per la minaccia di ferri di Castiglia, a prigionia, un mio modo bello di scappare, rossa di strugge, mio Cristo, per mio, di strugge, mio Cristo, per mio, di strugge, mio Cristo, per mio. E Cristo non ci avrà scusi dalla croce. Anche se sta risposta non ci piaceva, e così la cominciamo. Senza storia è come un albero senza radici, è destinato a morire.